Salute, Ger, supervisore della costruzione. Come sta, Paser? In pessima forma. Non riesce neanche a parlare. Gli ho portato un rimedio preparato su consiglio di Tuya, la guaritrice. Fate del vostro meglio per curarlo. È indispensabile. Questa è la cura prescritta da Tuya. Devo solo portare a termine il rituale che mi ha insegnato. Spero proprio che guarisca Paser, come mi ha garantito. Eka! Ah! Iside, proteggimi! Non capisco! Il rito sprigiona forze maligne! Strega, che voi siate maledetta! Siete accusata di alto tradimento. Sono in arrivo le guardie che vi sottoporranno al giudizio del faraone. Nel frattempo, non dovete lasciare questa stanza. E tu chi sei per costringermi? Un ufficiale del faraone, inviato qui per arrestarvi. Non capisco quali siano le accuse contro di me. Avete lanciato un incantesimo su Paser per impedirgli di ultimare il progetto affidatogli da sua maestà. Sono innocente! Mentite! Vi ho vista stregare il grande architetto con i miei occhi. Cercavo solo di guarirlo. Ah sì? Avete uno strano metodo per guarire. Il vostro incantesimo malefico l'ha portato in punto di morte. La responsabile è Tuya! Bugiarda! Tuya ha fatto il suo dovere denunciando il vostro inganno. Il faraone saprà ricompensarla. Vi ho parlato abbastanza! Dannazione! Il mio corpo non mi risponde più. Fumo paralizzante. I miei poteri mi hanno abbandonata. Com'è possibile? Un dio deve averti aiutata. Maledetta! L'incenso di Osiride paralizza i miei nemici fin tanto che brucia. Devo lasciare questa casa prima che si esaurisca del tutto. Dio Sete e la sua serva Tuya hanno raggiunto il loro scopo. L'Egitto è in preda al caos. L'obelisco non è stato innalzato. La morte attende il faraone. Ancora quella spaventosa visione. Gli dei mi stanno mostrando cosa accadrà se l'obelisco non verrà eretto. Devo fare tutto ciò che è in mio potere per impedire che questa oscura profezia si avveri. Ma cosa posso fare? Devo assolutamente cercare aiuto. Un vostro amico desidera parlarvi. Vi sta aspettando nel deposito. Dove si trova il deposito? Uscite da questo cortile, costeggiate il muro sulla destra ed entrate nel primo cortile a destra. Ti ringrazio, Ger. Kemuaset, apparite giusto nel momento in cui avevo disperatamente bisogno d'aiuto. Ho sentito la tua preghiera ancor prima che la formulassi, e il mio spirito è giunto a te alla velocità del pensiero. Intendete dire che non siete veramente presente? Il mio corpo è rimasto a Menfi, addormentato di fronte all'altare di Ptah. Ma il mio doppio etereo è qui, davanti a te,
Se sei incerta sul da farsi, chiedi pure il mio consiglio. Aiutatemi, Kaemuaset. Tuya mi ha tradita. Mi ha fatta arrestare, ma sono riuscita a fuggire. So già tutto, poiché gli dei mi rivelano ciò che è nascosto. Tuya ha stipulato un patto con Set dal cuore invidioso. Il dio ha rafforzato i suoi poteri e lei ne è divenuta uno strumento. Fin dal principio hanno cercato di ostacolare i lavori e profanare il tempio consacrato ad Amon-Ra. Non appena Tuya si riprenderà dalla paralisi, tenterà di profanare il Naos. Devi sconfiggerla per impedirle di compiere un simile sacrilegio. Userà sicuramente il fuoco di Set contro di te. Per difenderti, ricorri a questo mio incantesimo per invocare la pioggia. Basere è prossimo alla fine. Non dovrei occuparmi di lui prima. Non riuscirai ad avvicinarti a lui prima di avere battuto Tuya. Non sono ancora pronta a un duello simile. Insegnatemi a contrastare gli incantesimi di Tuya. Ci alleneremo. Io lancerò un incantesimo offensivo e tu dovrai trovarne uno che ti difenda tra quelli che conosci. Non temere, è solo un esercizio. I miei attacchi non possono ferirti. Potrai sbagliare e ricominciare da capo ogni volta che vorrai, senza correre rischi. Contro quale incantesimo puoi imparare a difenderti? Il cobra incantatore? La rete magica? O la trasformazione in loto? Insegnatemi a contrattaccare il cobra ipnotico. Ferma, Maya. E il fuoco della dea Nekbet ti trasformi in pietra. Che questa offerta ti purifichi. Splendido. Hai intuito di dover purificare il tuo avversario per contrastare l'incantesimo di ipnosi. Sei pronta a riprendere l'allenamento? Ditemi come oppormi alla rete magica. Custodi delle corde, legate il mio nemico. Soffio della vita, aiutami. Molto bene. D'ora in avanti saprai che il soffio del vento impedirà a Tuya di intrappolarti in una rete magica. Sei pronta? Insegnatemi a eludere la trasformazione in loto. Trasformati in loto nutrito dal sole e inalato dal naso di Ra. Dammi i tuoi occhi, Horus, affinché possa vedere. Hai scelto l'incantesimo giusto. La chiaroveggenza dissolve l'illusione provocata dalla metamorfosi. Sei pronto? Vorrei sospirare. E là, Maya! Si dicono cose terribili sul vostro conto. Pare abbiate stregato Paser. È una bugia. Sono pronto a credervi. Non temete, non vi consegnerò i soldati che vi stanno cercando. Lasciami accedere al tempio. Tuya è sola nel Naos e non vuole essere disturbata. Si infurierà se vi lascerò passare. È in gioco la sorte dell'Egitto. Ho avuto una visione. Sogni e visioni possono ingannare facilmente chi non sa interpretarli. Vi lascerò passare se interpreterete correttamente un mio sogno. Se dubiti delle mie capacità, mettimi alla prova. Ero seduto sulla riva di un lago, quando ho visto tre gatti emergere dall'acqua. L'ultimo era enorme, molto grasso. L'inizio del tuo sogno indica che fra tre estati il raccolto sarà particolarmente buono. I gatti se ne sono andati. Alzandomi, mi sono accorto di avere il fondo schiena scoperto. Perderai i tuoi genitori. Intorno a me c'era una gran folla che mi derideva. Mi sono arrampicato su un palo molto alto. Godrai del favore degli dèi
e per tale motivo ti ergerai al di sopra della gente comune. Poi ho sognato di bere un calice di vino. Condurrai una vita onesta. Mentre mi asciugavo la bocca, ho visto che il mio viso era diverso. Era diventato il muso di un leopardo. E il sogno è finito così. Guadagnerai autorità sulla gente. La vostra è l'interpretazione ufficiale. Come promesso, potete passare. Potrei convincere gli operai nel cantiere del tempio a farmi passare. Discutere con loro è inutile, non capiscono niente di sogni e visioni. Cercate di passare senza farvi notare da loro. Un momento. Ieri ho trovato questo scrigno alla base di una colonna. Mentre lo raccoglievo, una voce divina si è levata dal Naus. Ha detto: consegna questo oggetto alla fanciulla la cui saggezza avrai messo alla prova, che lo usi dopo la battaglia per rimuovere la presenza impura dalle sacre pietre. Ora capisco che siete voi la fanciulla di cui parlava la voce. Lo scrigno è vostro. Prendetelo. Ehi, dove state andando? Sanno dove mi trovo. Devo passare senza farmi vedere. Sanno dove mi trovo. Sanno dove mi trovo. Gli operai non mi hanno vista. Sfidare la morte, Maya. Questa volta nessun trucco potrà salvarti, perché Set è con me. Set, il signore dei serpenti, grande nella forza. Che l'ombra del tuo Ka sia circondata e tramutata in pietra. Custodi delle corde, legate il mio nemico. Ferma, Maya. Che il fuoco della dea Nekbet ti trasformi in pietra! Che questa offerta ti purifichi! Dannata ragazzina! Io sono il loto nutrito dal sole e inalato dal naso di Ra! Dammi i tuoi occhi, Horus, affinché possa vedere. La pagherai cara. Venite. Venite, o anime dei morti. Venite in questo luogo a voi ignoto. Indietro. Indietro, o anime dei morti. Io vi conosco. Lasciate questo luogo a voi ignoto.
La pagherai cara. Mi affido alla magia. Brucia! Riduciti in cenere! Che questa pioggia letale soffochi il fuoco di Seth. Dannata ragazzina! Custodi delle corde! Legate il mio nemico! Soffio della vita, aiutami! Ho vinto il duello, ma la mia avversaria è fuggita, sotto forma di serpente. Devo raggiungere Tuya e impedirle di profanare il Naos. La forza di Seth è dentro di me. Io ti annienterò e dissolverò le tue membra sulle pietre di questo santuario! Così, Tuya, riveli la tua vera natura, un viscido serpente. E la tua natura è quella di vittima e preda. Che la caccia abbia inizio! Ho fallito la mia missione. Thank you.
Per gli dei protettori, ho vinto! Il serpente ha perso la sua forza e è alla mia mercé. Lo chiuderò nello scrigno che mi ha dato il sognatore e così il tempio sarà purificato. Devo tornare da Paser. Kemoset ha detto che avrei potuto guarirlo dopo aver sconfitto Tuya. Silenzio, il tempio sembra deserto. È bello rivedervi, Maya. Cosa succede? Sembra che gli operai abbiano abbandonato il cantiere. Sono andati al fiume. Hanno appena annunciato che sta per arrivare la chiatta che trasporta l'obelisco. Credo di poter curare Paser adesso. Ci sono ancora dei soldati a casa sua. L'hanno lasciata dopo averla perquisita da cima a fondo. Potete andarci ora. Via libera. Ti ringrazio, Ger. Che l'arma di Set il malfattore distrugga il male commesso in suo nome. Uno scorpione. Riconosco l'animale impuro che ho trovato in una parete del tempio di Ptah. Tuya me lo aveva chiesto e fidandomi di lei glielo avevo dato. Così lo ha infilato nella statuetta. Che slealtà. Ora capisco perché il rito di guarigione ha avuto effetti tanto devastanti. Ma grazie al pugnale di Set, l'incantesimo è spezzato. Maya, i miei occhi possono vedere e le mie orecchie sentire. Sono vivo. Sono stato in balia di Set, in una terra di sofferenza. E tu mi hai liberato. Dimmi, come procedono i lavori? È troppo tardi per innalzare l'obelisco da cui dipende la vita del faraone. No, Paser. In questo preciso istante stanno trasportando l'obelisco estratto dalla cava verso il cantiere. Lode a Ptah, Iside e Osiride. E grazie a te, Maya. Grazie di avermi guarito. Raccontami tutto ciò che è accaduto da quando ho perso conoscenza. È una lunga storia. Mangia prima e recupera le forze. Una volta guarito Paser, l'obelisco venne eretto appena in tempo. Quando il sole colpì la punta di Elettro, Amon-Ra aprì il suo cuore a Ramsete e gli offrì il dono della vita. Maya aveva sconfitto il caos, ristabilendo l'ordine universale. Scagionata dalle false accuse di Tuya, divenne una delle maghe più grandi che l'Egitto abbia mai conosciuto.